Sì, Carmine, buongiorno, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. La nostra regione continua ad essere al momento interessata da temperature molto elevate, addirittura 35-37 gradi si registrano in Val Pescara e in Val di Sangro, mentre lungo le coste, pur con valori decisamente più bassi, intorno ai 30-32 gradi, i tassi di umidità raggiungono i 75-80%, quindi caldo percepito davvero notevole lungo le coste, ma la situazione sta cambiando perché sta per giungere una perturbazione di origine atlantica che nel corso della giornata di domani, ma a partire da stanotte, inizierà ad avvicinarsi alla nostra regione. Nelle prossime ore possiamo andare a vedere le immagini dal satellite, è previsto un aumento della nuvolosità, non si escludono fenomeni di instabilità sulle zone montuose e sul versante orientale nel pomeriggio e nel tardo pomeriggio, perché si avvicina la perturbazione, sono i cosiddetti temporali prefrontali che potrebbero interessare il teramano, il pescarese e il chietino, ma continuerà ancora a fare piuttosto caldo, poi tenderanno ad intensificarsi in serata. 20 di libeccio con probabile garbino sul versante orientale, quindi temperature ancora elevate, ma nel corso della giornata di domani la perturbazione, e lo dimostra la mappa prevista per la giornata di domani, raggiungerà le regioni centrali, quindi provocherà delle precipitazioni ad iniziare dalla mattinata sul settore occidentale, quindi sulla Marsica, nell'Aquilano, sulla Valle Peligna e sulle zone montuose, rovesci e temporali localmente di forte intensità che tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio tenderanno ad estendersi anche sul settore adriatico, interessando anche le località costiere. Poi dal tardo pomeriggio assisteremo a delle schiarite, in particolar modo lungo la fascia costiera e sulle zone collinari prossime alla costa, dove rinforzerà nuovamente il vento dai quadranti occidentali. Quindi venti in rinforzo? Sì. Al scorso 10 di luglio, penso che anche ti abbiano tampinato dappertutto per farti delle domande circa previsioni sulle possibilità di Ecco. grandinate, perché ne abbiamo scoperto gli effetti devastanti proprio il 10 di luglio. Ecco, che cosa Certo. possiamo dire di seriamente attendibile a quest'ora? Siamo alle 14:05 del sabato, perché qualcuno parla anche di questa eventualità. Sì, allora innanzitutto dobbiamo specificare una cosa, non è possibile prevedere la grandine con largo anticipo. Si può ipotizzare lo sviluppo di fenomeni temporaleschi intensi che potrebbero favorire episodi grandinigeni sulla nostra regione ed è quello che accadrà, potrebbe accadere nella giornata di domani, ma la certezza la si avrà soltanto quando il fenomeno temporalesco si svilupperà, allora verrà analizzato con le immagini dal satellite ad alta risoluzione con un riscontro delle immagini fornite dai radar meteorologici. Ecco, in quel momento potrebbe scattare comunque la visualizzazione del fenomeno, se ci sarà, della grandine e stabilire la direzione di spostamento di questi fenomeni. Però, insomma, a causa dell'elevato contrasto tra masse d'aria, comunque c'è la possibilità di grandinate, di raffiche di vento, sia dapprima sul settore occidentale e poi tra la tarda mattinata e il pomeriggio anche sul settore orientale della nostra regione, con un miglioramento a partire dalla serata. È tutto, Ultima Carmine. curiosità, Giovanni, questo abbassamento delle temperature a partire da stanotte, è un fenomeno temporaneo oppure, insomma, si stabilizzerà e avremo un'estate un po' più mite la prossima settimana? Ma diciamo che sarà una diminuzione notevole perché adesso siamo ben al di sopra delle medie stagionali di 5-7 gradi, la diminuzione sarà dell'ordine di 8-10 gradi rispetto ai valori attuali, quindi da domani sera le temperature diminuiranno in maniera sensibile e nei primi giorni della prossima settimana, almeno nella giornata di lunedì, ci saranno valori piuttosto gradevoli in linea con le medie stagionali. Anche i tassi di umidità si abbasseranno, ma poi nei prossimi giorni sembra probabile un nuovo graduale aumento, ma non ritorneremo immediatamente a valori decisamente al di sopra delle medie stagionali. Per un po' si respirerà, insomma, ecco, diciamo così. Bene, grazie Giovanni. Naturalmente l'invito a seguire sui tuoi, sui nostri social, anche tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito www.rete8.it, soprattutto per tenere sotto monitoraggio la situazione di domani, domenica. Grazie e buon weekend anche a te.